Un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net. Siamo con HTC One Mini dopo averne fatto un unboxing, quindi per vedere un po' quello che era il contenuto della confezione di vendita. Se ve lo siete fatti scappare, ovviamente vi invito a guardarlo sul nostro canale YouTube. A questo proposito, voglio dirvi che le cuffie che abbiamo trovato in dotazione, che sono praticamente identiche a quelle di HTC One, si sentono davvero molto molto bene, sono dalla qualità abbastanza elevata e soprattutto grazie alla tecnologia Beats Audio abbiamo una qualità all'interno delle cuffie davvero elevatissima, ricca soprattutto di bassi. Iniziamo subito con una panoramica fisica. Abbiamo una lunghezza di 132,08 mm, 63,25 mm di larghezza e 9,14 mm di spessore. Anche qui, come HTC One, abbiamo una leggera curvatura sul posteriore, che aumenta praticamente il grip e dà un'impugnatura un po' più solida. Il peso è di soli 122 grammi, quindi abbastanza leggero. Come vedete è molto ergonomico, si tiene bene in una mano, si utilizza tenendolo solamente in una mano in maniera molto ma molto semplice. Questo perché il display è da 4,3 pollici di tipo Super LCD con risoluzione HD, quindi 1280x720 pixel. Quindi una definizione anche abbastanza elevata. Per quanto riguarda invece le caratteristiche hardware vere e proprie, abbiamo una memoria interna da 16 GB che però non è espandibile, un processore che è un Qualcomm Snapdragon 400 da 1,4 GHz, quindi un dual core, e con 1 GB di RAM. Per quanto riguarda invece anteriormente, abbiamo ovviamente i due altoparlanti stereo che sono davvero molto potenti, quasi alla pari di HTC One, lo vedremo poi quando andremo a testare la parte multimediale, sensore di luminosità e prossimità e fotocamera da 1,6 megapixel che permette di registrare video solo fino a 720p. Posteriormente invece abbiamo una fotocamera da 4 megapixel con tecnologia ultrapixel, quindi che cattura circa fino al 300% in più di luce con flash LED. Sempre posteriormente abbiamo ovviamente logo HTC e logo Beats Audio che aumenta davvero la qualità sia negli altoparlanti che quando inseriamo le cuffie. Per quanto riguarda invece le altre caratteristiche, abbiamo una batteria da 1800 mAh che si è comportata abbastanza bene, più o meno nella media di smartphone, anzi leggermente superiore, poiché ci è riuscito a portare con un utilizzo davvero molto intenso circa alle 7:30 di sera. Utilizzandolo con le opzioni di risparmio energetico che poi andremo a vedere, in base diciamo sia a quello che è il proprio utilizzo, si riesce anche ad arrivare alle 9, quindi al dopo cena tranquillamente. Per quanto riguarda i materiali, come vedete è quasi in tutto e per tutto simile ad HTC One. Le uniche differenze sono che la banda laterale è praticamente in policarbonato, così come HTC One, però che avvolge tutta la parte laterale. È lucida, quindi dà, tra virgolette, un senso di sicuro più cheap, più economico al dispositivo, anche quando lo si impugna. Quindi non si hanno di sicuro le stesse sensazioni ricevute con HTC One, però di sicuro abbiamo un dispositivo che è costruito molto bene, perché posteriormente è completamente in alluminio, sempre con la tecnologia Zero Gap utilizzata da HTC, con questi due inserti in gomma, con il microfono per la soppressione del fruscio qui posteriormente e anteriormente con vetro e due inserti in alluminio. Per quanto riguarda le porte, abbiamo superiormente tasto di accensione standby spegnimento che non è anche porte infrarossi, jack da 3,5 mm, sulla destra abbiamo invece il bilanciere del volume, in basso porta micro USB con microfono principale, sulla sinistra abbiamo invece la porta per la micro SIM, quindi ovviamente il device essendo monoscocca abbiamo bisogno della classica graffettina per estrarre il cassettino ed inserire la nostra micro SIM. Allora, la versione di Android è la 4.2.2, quindi abbiamo la possibilità di inserire un widget all'interno della home, come abbiamo visto su HTC One, sblocco che si effettua in questo modo. La fluidità è davvero ottima. Devo dire che ci ha stupito questo device perché è sì un dual core con 1 GB di RAM, quindi di sicuro non al top delle caratteristiche hardware, però queste caratteristiche hardware non al top di sicuro non si evincono durante l'utilizzo quotidiano, quindi abbiamo davvero una fluidità che è ai massimi livelli,
Gli unici momenti in cui abbiamo riscontrato forse qualche piccolissimo lag è quando abbiamo aperte molte applicazioni pesanti, ad esempio più giochi allo stesso momento, quindi andiamo a ridurli in background e continuiamo ad utilizzare l'interfaccia, c'è forse qualche piccolissimo lag, però a parte questo, davvero nell'utilizzo quotidiano, quando utilizziamo il dispositivo normalmente durante il giorno, non c'è alcun tipo di problema. Siccome abbiamo la 4.2, abbiamo ovviamente i toggle rapidi classici per attivare o disattivare velocemente le opzioni attraverso il centro notifiche e quindi la possibilità di abbassarli anche con uno swipe con due dita. Andiamo subito nelle impostazioni, vi mostro quella che è la versione di Android, che abbiamo detto è la 4.2.2, con ovviamente la versione della Sense 5.0. Sense 5.0, quindi abbiamo ovviamente Blink Feed, che è questo aggregatore di feed molto interessante, con questo widget del meteo in alto e la possibilità di inserire diversi argomenti e servizi, quindi in base ai siti web che visitiamo frequentemente possiamo inserire le loro notizie all'interno del feed di notizie. Abbiamo poi la possibilità di inserire i vari social network, quindi Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, Facebook e così via, o addirittura applicazioni interne al dispositivo. Quindi, sotto questo punto di vista, devo dire che questa parte dell'interfaccia di HTC è davvero interessante anche su questo HTC One Mini. Ovviamente, con uno swipe verso destra, poi torniamo alla classica gestione dell'interfaccia di Android, con la possibilità di aggiungere pannelli, di inserire widget, aggiungere pannelli fino a 4, però non più di 4, inserire widget personalizzati da HTC. E quindi le classiche caratteristiche della Sense. Drawer, che è fatto in questo modo, quindi in maniera verticale, anche qui con il widget del meteo, la possibilità di inserire cartelle e così via. Abbiamo detto che abbiamo la possibilità di inserire il risparmio energetico. Vi mostro un po' quelle che sono le opzioni di risparmio che ci fornisce HTC. Andando infatti in alimentazione sarà possibile andare a scegliere risparmio energia settando praticamente la limitazione della CPU, quindi conservando l'utilizzo, diminuendo quella che è la frequenza di clock, display, diminuendo la luminosità, la vibrazione e la connessione dati. Sarà inoltre possibile anche attivare o disattivare il fast boot, cioè l'avvio o lo spegnimento automatico, rapido. E poi la modalità sleep che va a disattivare automaticamente la connessione durante quando praticamente la utilizziamo di meno. Possibilità ovviamente di attivare Beats Audio, vedremo poi la differenza quando andremo a sentire i nostri classici sample, la nostra classica musica. Dopodiché abbiamo anche la possibilità ovviamente di personalizzare il blocco schermo, come abbiamo detto, inserendo ad esempio un widget oppure non disattivando praticamente la schermata di blocco, inserendo il widget della musica, l'album fotografico e così via. Classiche cose che abbiamo visto anche su HTC One. Ci avete chiesto di mostrarvi quella che è la memoria disponibile sul dispositivo. Abbiamo detto da 16 GB, però quella disponibile all'avvio è di circa 9 GB, quindi per installare l'applicazione e i dati tutti all'interno di questa memoria, perché come abbiamo detto non è espandibile. Tra le altre cose ci avrei chiesto anche se questa parte in policarbonato presente lateralmente sfigura, o meglio rende il dispositivo tra virgolette meno bello esteticamente, e dobbiamo dire che di sicuro la differenza rispetto ad HTC One che abbiamo qui vicino si vede. Anche perché HTC One ha questi inserti, questi bordi in alluminio che di sicuro aumentano la piacevolezza sia al tatto che esteticamente, mentre HTC One Mini no. Faremo poi un confronto diretto anche dal punto di vista, prestazionale con il fratello maggiore. Partiamo ora subito col vedere la parte telefonica, un attimo solo. Andiamo a chiamare il 119, presente ovviamente la ricerca rapida in rubrica. Alziamo la voce. Viva voce. Benvenuto nel servizio clienti. La chiamata è gratuita. Stai chiamando per la promo gratuita Estate con Team. Prendi. Ok, allora la qualità
del via voce è buona, il volume è abbastanza alto, però non altissimo come ci saremmo aspettati, essendo praticamente disponibili questi due altoparlanti stereo, però comunque non abbiamo di sicuro alcun tipo di problema. Andiamo nella parte messaggistica, vi apro un nuovo messaggio per vedere quella che è la tastiera. Abbiamo, come vedete, aggiunto i tasti freccia qui in basso. Proviamo a digitare un testo. Digitazione davvero buona, ho fatto solo un piccolo errore. Devo dire che è molto molto comoda, c'è anche la possibilità di utilizzare la tastiera swipe in questo modo, sempre attivabile dal menu delle impostazioni, quindi dalla tastiera di HTC devo dire che è davvero molto veloce e rapida nell'utilizzo quotidiano. Parlando di parte multimediale, vi apro subito la fotocamera, fotocamera che dal punto di vista software è praticamente quasi del tutto identica a quella che è la fotocamera di HTC. Mettiamo un soggetto, qui il fratello maggiore, e proviamo a scattare una foto, in questo caso in 16 noni. Scatto praticamente velocissimo, molto molto veloce. Possibilità di attivare filtri in tempo reale, ad esempio questo effetto pixel davvero carino, oppure questi qui vintage e così via. Ce ne sono davvero davvero molti. Nella stessa schermata possiamo scattare foto o girare video. Possibilità di attivare HTG Zoe, che sappiamo scatta praticamente, gira un piccolo video. In questo momento sta già girando, gira un piccolo video prima di scattare la foto e subito dopo aver scattato la foto in questo modo. Come vediamo, se andiamo nella foto appena scattata e la visualizziamo, oltre alla foto, nell'istante in cui abbiamo scattato, c'è stato questo piccolo video, cosa molto carina. Devo dire, funzionalità davvero interessante, che abbiamo visto ovviamente anche su HTC One. Tra le impostazioni, possibilità di scegliere l'HDR, stabilizzazione, bilanciare il bianco, ovviamente scegliere anche il modo in cui viene ritagliata la foto, in 16 noni, nel formato classico oppure in 4 terzi, ad esempio, per essere utilizzata direttamente su Instagram. Parlando sempre di parte multimediale, vi apro un po' la galleria per mostrarvi quella che è la possibilità che abbiamo visto anche su One di creare una presentazione in maniera molto veloce. Questa qui è stata praticamente autogenerata dal dispositivo con foto che abbiamo scattato durante la giornata. Possibilità anche qui di scegliere la musica. Cambiandola cambierà anche il modo in cui viene montato il video. Schiacciando qui invece cambieranno solamente le transizioni e l'ordine ovviamente delle foto. Quindi anche questa è davvero una funzionalità molto, molto interessante che personalmente utilizzo spesso sia su One Mini che su HTC One. Tecnologia abbiamo detto ultra pixel, quindi cattura molta più luce rispetto ai sensori normali, e questo lo vedrete soprattutto quando pubblicheremo i sample sul nostro articolo relativo proprio alla recensione di HTC One Mini. Foto che però alla luce del sole, quando c'è molta c'è luce naturale, sono leggermente sovraesposte, così come abbiamo visto su One. I pixel sono 4 megapixel, quindi la definizione non è altissima, però come abbiamo detto abbiamo il plus di avere la tecnologia ultra pixel, quindi molta più luce in condizioni di scarsa luminosità. Andando invece ora a effettuare il classico test di navigazione web, andiamo su The Verge direttamente per testare quelle che sono le capacità di rendering del processore in accoppiata con la RAM e tutto l'hardware del dispositivo. Possibilità anche qui di attivare il flash player o di richiedere direttamente la vista desktop. Purtroppo il wifi in questi giorni non è velocissimo. Proviamo un attimo nuovamente a digitare The Verge. Ok. Questo qui è il browser ovviamente classico di HTC, che funziona davvero molto bene anche su questo One Mini. Lo vedremo subito. Sta caricando la pagina, ovviamente il caricamento della pagina dipende molto dalla connessione, non tanto dall'hardware.
Questa qui è la pagina di The Verge. La risoluzione è abbastanza alta, la definizione, essendo un display da 4,3 pollici con 1280x720, permette di vedere le scritte anche senza effettuare l'operazione di zoom. Scrolling verso il basso, forse qualche micro lag, ma niente di eclatante. Scrolling in generale buono, zoom, pan, direi perfetto. Ricordiamo che questa è una pagina davvero ricca di contenuti. Abbiamo visitato direttamente The Verge proprio per dimostrare come le capacità di rendering di questo dispositivo siano molto buone. Ovviamente c'è il resize automatico del testo, così come su HTC One. E quindi devo dire di sicuro nessun tipo di problema dal punto di vista della navigazione web. È uno dei migliori dispositivi, pur essendo comunque non dotatissimo dal punto di vista hardware. Parlando invece della qualità del display, vi mostro come sempre quelli che sono i nostri sample, le nostre immagini, quindi per farvi vedere quella che è un po' la qualità. Un attimo solo. Ok. La qualità è della rivoluzione dei colori, la definizione e così via. Come vedete, immagini che hanno una resa davvero molto fedele alla realtà, colori di sicuro non troppo sparati o spenti, ma praticamente hanno una resa al punto giusto. Questi qui sono i neri, buoni anche gli angoli di visuale. Vi mostro un po' la tavolozza dei colori, che è molto fedele alla realtà, e i bianchi. Con i bianchi non abbiamo di sicuro alcun tipo di problema. Luminosità molto alta, anche quella automatica viene gestita molto bene dal sensore, riesce a recepire bene i cambi di luminosità e sotto al sole si vede, devo dire, molto bene. Andiamo a testare il nostro classico DVX, possibilità di scattare foto durante la riproduzione di un video. Da qui è già possibile vedere le qualità audio del device. To use the list of names he left me. All the men at Engine Company 15 had firefly tattoos. Quindi DVX che rende molto bene. Andiamo invece ad aprire il nostro video a 1080p, in 1080p in MP4. Anche gli MKV vengono gestiti allo stesso modo. Anche in 1080p, come vedete, viene gestito bene. Anche quando saltiamo da un punto all'altro del video non abbiamo alcun tipo di problema. Parlando delle personalizzazioni che HTC inserisce all'interno di questo dispositivo, abbiamo già mostrato l'interfaccia, Blink Feed e tutto il resto. C'è ovviamente anche qui la modalità auto che funziona molto bene, è una delle migliori di sicuro, quella di HTC. Abbiamo questi tasti molto grandi, gestibili molto semplicemente. Con ad esempio dall'auto su uno stand, come vedete c'è il LED di notifica che è posto al centro anziché nella parte sinistra come il fratello maggiore One. Navigazione che avviene in verticale, possibilità di effettuare chiamate, aprire varie applicazioni e così via, avere anche il meteo sott'occhio facilmente oppure impostare il navigatore. Andiamo un attimo a testare quella che è il resto della parte multimediale, quindi vi parlo di musica. Uno dei punti forti di sicuro di questo dispositivo, avendo a disposizione questi due altoparlanti stereo. Chiudiamo un po' le applicazioni. Come vedete, questo qui è multitasking, possibilità di chiudere applicazioni con lo swipe verso l'alto. Ok. Nostro classico sample. Come vedete abbiamo la possibilità di attivare questi effetti molto carini durante la riproduzione dell'audio. E qui abbiamo anche il testo che è possibile leggere in tempo reale. Praticamente sono informazioni che vengono recuperate dal dispositivo quando scarichiamo la musica sul device. Come vedete, bassi molto buoni, qualità generale davvero direi ottima se non perfetta, con la tecnologia Beats Audio attivata. Vi mostro un attimo qual è la differenza tra la tecnologia Beats Audio attivata e disattivata.
in questo momento è attivata, andiamo a disattivarla. Come vedete la differenza per quanto riguarda i bassi è notevole. Parliamo invece di un altro aspetto fondamentale, vale a dire il gaming. Abbiamo scaricato CSR Racing, andiamo subito a eseguirlo. Qualche piccolissimo impuntamento nell'aprire l'applicazione, ma niente di eclatante. Avviciniamoci così abbiamo una visione migliore. Schermo che ha tirato un po' di ritate. Anche durante il gaming si fa sentire la parte audio praticamente ottima. Andiamo subito ad avviare una nuova gara, manteniamo il caricamento. Come vedete davvero fluidissimo, nessun problema, anche con un frame rate abbastanza elevato, nessuna perdita di frame, e quindi il gioco che devo dire gira molto bene. Ne abbiamo provati anche altri, come vedete, anche il classico Epic Citadel, non avrete di sicuro alcun problema con questo device dal punto di vista del gaming. Ovviamente se andiamo ad installare giochi un po' più pesanti che richiedono maggiori caratteristiche hardware, o meglio un quad core o 2 GB di RAM, forse potremo avere qualche tipo di lag. Abbiamo anche effettuato ovviamente il classico test con Antutu Benchmark. Il punteggio ottenuto, come vedete, è di 10.753, a dimostrazione che la dotazione hardware di questo dispositivo non è di sicuro delle migliori. Però ancor più riusciamo a capire, grazie a questo punteggio, come HTC sia riuscita ad ottimizzare il software di questo HTC One Mini per renderlo davvero molto molto fluido e molto ma molto prestazionale. Concludendo, non vi ho parlato però di qualità in capsula, in chiamata davvero ottima, così come HTC One, così come la ricezione sia Wi-Fi che in 3G è davvero ai massimi livelli. Concludendo, dicevo, il prezzo non è ancora ufficiale, uscirà a settembre, durante il mese di settembre, circa a metà mese, dovrebbe uscire al prezzo di 499 euro, o meglio così ci hanno confermato in HTC. Il prezzo è di sicuro forse un po' eccessivo per le caratteristiche hardware, però qualora decidiate di aspettare qualche settimana, o meglio qualche mese dall'uscita del dispositivo, di sicuro riuscirete a trovare il device ad un prezzo minore, e a quel punto devo dire che un dispositivo di queste dimensioni, 4,3 pollici, facilmente utilizzabile con una mano, con questi materiali, con tutto il software di HTC e la Sense, ad un prezzo che si aggira sui 399 euro, è di sicuro un best buy. Al prezzo di lancio forse è leggermente caro. Comunque si tratta di un ottimo dispositivo, effettueremo un confronto diretto con il fratello maggiore HTC One per vedere se sono giustificate un po' quella che è la differenza di prezzo, o quelle che sono le differenze dimensionali tra i due device, per farne appunto un confronto diretto. Da Emanuele Capone è tutto per tuttoandroid.net.